partito dei Gingaro Bis, Gifuni confermata presidente, primo consiglio comunale della nuova amministrazione di Viareggio nel segno della continuità, l'avvocata resta alla guida dell'assemblea, stadio e terrazza le priorità di programma del sindaco. Niente scuola per un raffreddore, disagi e caos tra le famiglie degli alunni dell'elementare, in tanti costretti a casa senza altri sintomi, ma fra i genitori regnano prudenza e buonsenso. Acqua purificata dalle piante, collaudato il nuovo sistema di fitodepurazione realizzato dal consorzio di bonifica, impianto dalla sponda pisana immette acqua pulita nel lago di Massaciuccoli. Bagni e negozi, ecco i premiati. Sabato sera alla Capannina di Forte dei Marmi c'è stata la premiazione delle attività più votate nei due referendum estivi organizzati dal quotidiano La Nazione insieme a Noi TV. Esordio vincente per le viareggine. In prima categoria la Torre Laghese supera la Folgor San Pietro a Vico. Debutto positivo anche per il Viareggio in seconda che vince contro il Mulazzo. Di nuovo insieme, ben ritrovati. La politica c'è in apertura di questa nuova edizione del TG Noi Versilia, primo consiglio comunale dei Gingaro Bis. Nel segno della continuità è ancora Paola Gifuni a guidare l'assemblea, eletta appunto in questa prima seduta. Il sindaco ha prestato poi giuramento e ha dato le prime priorità della sua seconda amministrazione di Viareggio. Sentiamo il servizio di Luigi Casentini. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Con il giuramento del sindaco Giorgio Del Gingaro inizia di fatto il mandato della nuova amministrazione comunale di Viareggio. Prima del giuramento del primo cittadino, il Consiglio ha proceduto alla votazione della eleggibilità dei consiglieri e a quella del Presidente del Consiglio. È stato il consigliere Davide Zappelli ad indicare a nome della maggioranza il nome della Presidente uscente Paola Gifuni per un secondo mandato. Elezione che si è poi concretizzata alla quarta votazione. È stata dunque la volta del giuramento del sindaco per un secondo mandato che, come ha sottolineato, sarà incentrato sul proiettare la città in ottica di dopo dissesto, in modo da poter mettere in atto i programmi che hanno portato i cittadini di Viareggio a riconfermare questa amministrazione. Io credo che sia però anche bello e emozionante dal punto di vista, diciamo, della nuova interpretazione che daremo ai prossimi 5 anni, perché dopo l'uscita del dissesto e quindi il contenimento di una situazione piuttosto complicata, bene, ora che ne siamo usciti possiamo pensare di progettare e quindi ecco, diciamo che questo nuovo mandato si caratterizza per un cambio di passo, un nuovo slancio verso il futuro, per cui tanti lavori pubblici, ma soprattutto una, come dire, una collaborazione, un feeling diverso con la comunità che ha dato veramente un segno di grande fiducia nei miei confronti e alla quale naturalmente risponderò con grande senso di responsabilità. Significativo il primo atto che, da sindaco, Del Gingaro vorrebbe vedere realizzato quanto prima. Ma io mi auguro e spero che si riesca ad aggiudicare la gara per la pavimentazione della terrazza della Repubblica e partano quanto prima i lavori. Credo che questo sia un segnale importante che viene subito dopo l'inizio dei lavori allo stadio. E questo dunque è stato il primo auspicio del sindaco Giorgio Del Gingaro, ma è stato di fatto il primo giorno di lavori per tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, i nuovi eletti, sia quelli confermati che le new entry. Sentiamo ancora il nostro Luigi Casentini. Tanti sorrisi e molta emozione tra i volti nuovi dei banchi del Consiglio Comunale di Viareggio, per quello che si può quasi definire un primo giorno di scuola, anche per i politici più navigati. Capogruppo della lista Del Gingaro, la più votata, è Davide Zappelli, che ha sottolineato la grande responsabilità che è scaturita dal risultato elettorale. È anche una soddisfazione andare incontro alle esigenze della città con un gruppo così numeroso, che sicuramente si assumerà le responsabilità forti già di un'esperienza significativa appena conclusa. Siamo qui appunto a disposizione per rimetterci a servizio. Entra in maggioranza anche il Partito Democratico, dopo la ricucitura dello strappo che, nella scorsa amministrazione, lo portò nei banchi dell'opposizione. Sì, è stato un percorso importante quello che il Partito Democratico ha tenuto in questo periodo. Ci siamo messi a disposizione del sindaco con la nostra competenza, abbiamo calcato, diciamo, il territorio, abbiamo sentito le necessità del territorio, anche con gli altri candidati, e vogliamo portare
ciò che abbiamo ascoltato all'interno del Consiglio Comunale per dare voce appunto a tutto il territorio. Nella minoranza è la Lega di Matteo Salvini a portare in Consiglio i numeri più consistenti, con il capogruppo Santini che annuncia un'opposizione incentrata su linee differenti rispetto a quelle condotte nello scorso mandato. Sarà un'opposizione dove si parlerà in maniera differente, si cambia linguaggio, si cerca di ottenere dei risultati, di portare avanti dei progetti, di proporre sicuramente qualche cosa di importante, vedendo se il sindaco in questa seconda legislatura, almeno questa volta, avrà un orecchio anche per l'opposizione. Prima volta tra i banchi del Consiglio Comunale Viareggino per la lista Fratelli d'Italia. Beh, intanto una grande soddisfazione per essere presenti in questa sala consiliare per la prima volta. La nostra opposizione sarà un'opposizione attenta agli atti che questa giunta produrrà, un'opposizione comunque costruttiva, senz'altro un'opposizione costruttiva. Voltiamo pagina, lasciamo la politica e veniamo adesso alle ultime notizie che riguardano il Covid-19 e contagi sul nostro territorio. Diamo uno sguardo al nostro sito web, come di consueto, notv.it. Sulla Toscana, sul dato regionale, ci sono meno contagi. Dopo il picco di sabato scendono i positivi da coronavirus, ma c'è da registrare anche la diminuzione dei tamponi effettuati, circa 9.000 contro gli 11.000 di ieri. Ricoveri e terapie intensive ancora in aumento e c'è il quadro riassuntivo che vi proponiamo sul nostro sito. I nuovi contagiati, 466 in Toscana, sono 28 in più i ricoveri rispetto a ieri, 9 in più le terapie intensive, un totale di 40. Si segnalano purtroppo anche 6 decessi tra la provincia di Firenze e un decesso a Massa Carrara. Provincia di Lucca, vedete la piana di Lucca con 7 nuovi positivi, ancora numeri elevati per la Valle del Serchio a 17, la Versilia con ben 16 nuovi positivi, di cui 9 sono a Massarosa. Questi gli ultimi numeri. Situazione difficile da gestire ancora nelle scuole, nelle famiglie, tanti disagi per alcuni sintomi come un semplice raffreddore, routine negli anni passati, specialmente per i più piccoli, oggi possono essere problemi appunto difficili anche da poter essere gestiti dai genitori e dalle scuole. Sentiamo perché in questo servizio. Una nuova paura gira tra gli alunni delle materne e delle elementari, quella di non poter stare in classe e dover fare il tampone ai primi sintomi di un raffreddore, da sempre in certi periodi dell'anno considerato il male di stagione. Ed allora ci sono diversi bambini che cercano di non starnutire per non rischiare di essere mandati a casa e di dover entrare nel tunnel che vivono le persone a rischio contagio a causa del Covid-19. I piccoli stanno scoprendo purtroppo una nuova paura, quella di dover lasciare la classe e di poterci tornare solo dopo che il tampone ha accertato la loro negatività. È un momento difficile per le famiglie che devono gestire questa nuova situazione che si è venuta a creare, con la speranza che presto possa essere trovata la soluzione a tutto questo, perché questi bambini e bambine stanno davvero crescendo, la maggior parte di loro, nel terrore. Certamente è difficile da gestire, non vedo alternative, non vedo soluzioni facili, assolutamente. Sta un po' al buon senso delle persone, forse è quello che manca. Ecco, buon senso, certo che se un bambino ha un raffreddore, tosse e anche qualche linea di febbre, però per un semplice raffreddore non so. Si tiene a casa, appunto. Purtroppo è così ora. Nel rispetto degli altri, dei nostri figli, si spera che anche gli altri facciano lo stesso. Un aspetto poi che è emerso con un interrogativo nella discussione tra vari genitori è il perché in Veneto, per esempio, il raffreddore non preclude la frequenza scolastica ed in caso di assenza per raffreddore non serve certificato medico o tampone, ma solo autocertificazione. Mentre in Toscana, dopo 3 giorni a casa per studenti con raffreddore, viene imposto il tampone e minimo una settimana per avere l'esito e tornare a scuola. Lei è un genitore e anche un medico, con un bimbo, un figlio, una figlia con un po' di raffreddore, che farebbe? Io la tengo a casa cercando di organizzarmi, però la tengo a casa. È vero che è un disagio sociale, indubbiamente, però in questo momento soprattutto, secondo me, bisogna avere più attenzione in modo tale da evitare poi che chiuda anche tutto dopo.
Parliamo ancora di sanità con buone notizie che arrivano per i tempi di attesa all'ospedale Versilia per gli interventi oncologici. Vedete ancora la notizia su noitv.it, ve la segnalo perché migliorano i tempi per sottoporsi alle operazioni, in particolare seguendo i parametri ministeriali dei 30 giorni di attesa. Per i tumori alla prostata si è arrivati al 77% contro il 69% dell'anno scorso, significa che 77 pazienti su 100 vedono garantita l'operazione appunto nel tempo di un mese, che è lo standard che viene richiesto dal Ministero. Gli altri numeri li vedete qua appunto nell'articolo pubblicato online, numeri in crescita, dunque migliori per gli interventi al colon, per il tumore alla mammella, mentre resta difficile la situazione per gli interventi all'utero e al retto. Sono cifre divulgate dalla ASL Toscana Nord-Ovest. La dirigente Maria Letizia Casani si dice soddisfatta per il risultato, tenuto conto anche degli effetti della pandemia che ha naturalmente condizionato il lavoro dei sanitari all'ospedale Versilia come negli altri nosocomi del territorio. Parliamo di ambiente, adesso acqua purificata che arriva nel lago di Massaciuccoli, è partita infatti la fitodepurazione, andiamo a vedere. Con il collaudo della nuovissima idrovora che immette le acque depurate nel lago di Massaciuccoli dalla sponda pisana del bacino, si è conclusa la prima parte dei lavori per la costruzione del nuovo impianto di fitodepurazione del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Il lavoro complessivo, finanziato da Regione Toscana per 2 milioni e mezzo di euro, è stato diviso in due fasi: la sistemazione idraulica per la gestione delle acque in ingresso e in uscita e la realizzazione degli ambienti, dove avverrà il processo naturale di fitodepurazione, ovvero dove l'acqua viene purificata. Si tratta di ricreare piccoli ambienti tipici delle aree umide, stagni naturali e laghetti, posti in sequenze e a livelli differenti, dove l'acqua defluisce lentamente, lasciando lungo il percorso un'alta percentuale di sostanze nutrienti che vengono assorbite dalle piante, in grado da sole di trattenere dal 50 al 70% di nitrati e fosfati, di cui le acque delle zone agricole della bonifica di Vecchiano sono ricche. Un processo di purificazione naturale per semplice decantazione. Le acque restano nel sistema per una decina di giorni, il tempo sufficiente per ottenere il massimo risultato. Una volta a regime, spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Ismaele Ridolfi, la nuova area di fitodepurazione produrrà circa 300 litri al secondo di acqua depurata per il lago di Massaciuccoli. L'immissione diretta, prosegue, porterà un grande vantaggio a tutto l'ambiente lacustre e all'ecosistema, un dono di acqua depurata per il lago afflitto da anni da ben noti problemi di eutrofizzazione. Marciapiedi e bidoni presi come delle discariche. Succede al quartiere Lenci, al Varignano, a Viareggio, dove alcuni residenti hanno filmato quanto accade praticamente ogni sera, inviando questo video che vedete alla nostra redazione. Le immagini mostrano un uomo scendere dal furgoncino, abbandonare rifiuti vicino ai cassoni, alcuni dei pochi che sono rimasti in città effettivamente. Si tratta di persone che ovviamente non risiedono nella zona, scelta come luogo per liberarsi dall'immondizia. I residenti dei condomini Lenci hanno già segnalato la situazione, che va avanti purtroppo da tempo, segnalata sia a SEA che al comune di Viareggio. Altro argomento, un rapporto storico, un gemellaggio che prosegue, quello tra la città di Viareggio e San Benedetto del Toronto. Dopo alcuni rinvii dovuti prima alle elezioni e poi al maltempo, è stato inaugurato il monumento alla marineria san benedettese nella cittadina marchigiana, ricavato dalla prua della nave Genevieve. Si tratta di un'ex tonnara costruita a Viareggio 41 anni fa, spinta da un motore tedesco e convertita a peschereccio oceanico dopo un'acquisizione avvenuta a Salerno negli anni 90 dalla Marchigiani e Mosca. L'imbarcazione costruita a Viareggio venne poi restaurata e donata con una targa ricordo alla Lega Navale Italiana di San Benedetto del Toronto. Il prossimo gesto concreto di questo gemellaggio, che va avanti da secoli fra le due città, sarà l'intitolazione di un molo della Darsena di Viareggio ai Trabaccolari, che farà seguito all'intitolazione già fatta a San Benedetto un paio di anni fa di una via della zona del porto dedicata proprio agli stessi Trabaccolari, da cui parte il legame tra le due sponde dunque della penisola italiana, dall'Adriatico al Tirreno. A Pietrasanta adesso, il 12 ottobre del 1821, nasceva padre Eugenio
Barsanti, la città versiliese ha ricordato nel 199esimo anniversario della nascita, come sempre, il suo illustre concittadino, inventore del motore a scoppio, insieme al lucchese Felice Matteucci, in mattinata la tradizionale deposizione di una corona di fronte alla sua casa nella centrale via Mazzini, dove una lapide lo ricorda. La corona è stata deposta dalla Presidente del Consiglio, Paola Brizzolari, e dal Presidente del Premio Internazionale Barsanti e Matteucci, Andrea Biagiotti, che ogni anno viene consegnato alle personalità più illustri del settore motori e non soltanto, appunto, quasi 200 anni dalla nascita di padre Eugenio Barsanti. Spostiamoci adesso a Forte dei Marmi, l'atto finale dei referendum per eleggere i bagni e i negozi della Versilia, iniziativa della Nazione e di Noi TV. Andiamo a vedere. È stata la capannina di Franceschi a Forte dei Marmi ad ospitare ancora una volta l'atto finale del referendum per eleggere il negozio del cuore e il bagno dell'estate della Versilia, una doppia iniziativa organizzata dal quotidiano La Nazione in collaborazione con Confcommercio e con Noi TV. La serata di sabato, condotta dal caposervizio del giornale Remo Santini, con il supporto di Piero Bertolani dell'Associazione dei Commercianti, ha visto la premiazione finale dei vincitori, che durante l'anno si sono sfidati a colpi di coupon e di voti arrivati dai tantissimi clienti e lettori, in una gara scandita dalle consuete classifiche settimanali, riportate anche dal TG Noi Versilia. A spuntarla alla fine nella categoria di negozi sono state le profumerie Rossi di Viareggio e la ferramenta Battelli di Pietrasanta. Per il bagno dell'estate i vincitori sono stati il bagno Aurora di Torre del Lago e il Marco di Forte dei Marmi. Per loro, oltre ai premi in palio, ovvero viaggi e cene esclusive in locali rinomati della Versilia, è andata soprattutto la vittoria di una gara nata con l'obiettivo di valorizzare il tessuto economico del territorio. E c'è un aggiornamento sulla notizia che riguarda le scuole e i tamponi e i Covid, appena arrivata dalla Regione Toscana, tamponi rapidi per le scuole e per i servizi educativi e indicazioni operative aggiornate per la gestione dei soggetti con sintomi sospetti da coronavirus e la loro riammissione in classe o nel posto di lavoro. Sono appunto i temi dell'ordinanza firmata proprio oggi dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in seguito all'evolversi dell'epidemia, in particolare per rafforzare tutte le azioni possibili di prevenzione. Il tema ve l'avevamo già anticipato in alcuni servizi nei giorni scorsi. Ai primi sintomi sospetti nei bambini, vi leggo la nota della regione, e negli operatori scolastici i sintomi, ripetiamo, sono febbre superiore a 37,5 gradi, tosse, nausea, vomito, difficoltà respiratorie, mal di gola e altri sintomi, scatta una serie di procedure operative di prevenzione per contrastare la diffusione del contagio e per una diagnosi immediata tramite il tampone antigenico rapido. Questi dunque i dettagli a questo punto ufficiali nell'ordinanza della regione. Brevissima pausa, tra poco di nuovo insieme con le notizie sportive del TG Noi Versilia. Di nuovo insieme, ben ritrovati con la nostra pagina sportiva dedicata al calcio questa sera, e partiamo da un risultato positivo per le due formazioni di Viareggio in due categorie diverse. Partiamo dalla Torre Laghese in prima categoria, che al debutto porta a casa la vittoria per 3-0. Sentiamo il servizio. La Torre Laghese, dopo la salvezza a fatica della passata stagione, inizia bene il campionato di prima categoria, superando la Folgor San Pietro a Vico per 3-0. Tutto è successo nel primo tempo, dopo la conclusione ravvicinata da Dinelli, che ha costretto il portiere della Torre Laghese Casapieri a deviare in angolo. Da quel momento in poi la partita è stata in discesa per i ragazzi di Alfredo Casani. Ha sbloccato il risultato Pezzini all'11esimo con una conclusione da dentro l'area dal basso verso l'alto, e poi Andrea Edati ha siglato una doppietta al 28esimo trasformando un calcio di rigore ed un minuto dopo approfittando di una ingenuità tra Bocca e il portiere bolognesi per infilarlo con un tiro angolato da fuori area. Anche questa partita senza pubblico al Carlo Rontani di Bozzano. Le altre gare registrano il pareggio 2-2 del Corsanico con il Serricciolo, il successo per 2-1 del Gorfigliano con il Fossone, la vittoria del Porcari 3-1 con il Forte dei Marmi, il Pietrasanta 3-0 con il Ponte a Moriano e successo del Romagnano con il Vagli per 2-1. Vi ricordo che tutti i risultati, le
immagini, gol e anche le analisi sono al centro di ogni puntata della settimana di Palcentro, la trasmissione dedicata al calcio dilettantistico della provincia di Lucca, in onda ogni lunedì sera alle 21 e replica il martedì alle 15. Si parla di Torrelaghese, si parla ovviamente di Viareggio Calcio, all'esordio in seconda categoria, riesce a vincere contro il Mulazzo. Sentiamo. Il Viareggio ha iniziato bene la sua avventura nel campionato di seconda categoria Girone A, andando a vincere in trasferta contro il Mulazzo a Villafranca in Lunigiana per 3-0. Purtroppo per le disposizioni anti-Covid-19 la gara, come tutte le altre, si sono giocate senza pubblico e questo ha destato la preoccupazione delle società, che sono già in difficoltà economiche per l'attuale situazione e sperano quindi che le porte si possano tornare ad aprire quanto prima, nonostante invece voci sempre più di restrizioni. Il primo gol del nuovo Viareggio è stato segnato sul calcio di rigore da Gabriele Mazzone, dopo 13 minuti dal via per atterramento in aria di Mainardi. Si chiude con il vantaggio minimo di 1-0 il primo tempo. Nella ripresa le altre reti arrivano a metà tempo con Fabio Pugliese e alla mezz'ora ci pensa Davide Minichino a fissare il definitivo punteggio sul 3-0. Da registrare il pareggio della Fortis Camaiore 1-1 in trasferta con il Cerreto, la vittoria del Lido di Camaiore 2-1 con il Podenzana, mentre è stata rinviata Massarosa Monzone. Lasciamo il calcio adesso, veniamo al pugilato con questa notizia per un giovane atleta viareggino. Il pugile Marvin Ghilarducci, figlio del maestro Massimiliano, ha conquistato il titolo interregionale di pugilato a Montesilvano, a Pescara. Ora si misurerà per il titolo italiano con Oliviero Kevin. Grande soddisfazione da parte di tutto lo staff di Ghilarducci, che vediamo nell'immagine, per questo importante risultato, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto fino ad oggi nella preparazione dei vari pugili. Brevissima pausa, tra poco di nuovo insieme la terza parte con gli eventuali aggiornamenti. Di nuovo insieme, ben ritrovati, non ci sono aggiornamenti di cronaca, dunque prima di salutarci il consueto spazio degli auguri, partiamo con gli auguri a Cecilia, buon compleanno e tanti auguri per i suoi splendidi 4 anni, Cecilia, dalla mamma Claudia, dal papà Massimo, dai nonni, gli zii e dai cugini. E compie oggi 80 anni Furio Tomasi di Viareggio, arrivano tanti auguri da parte di tutti gli amici. Non ci sono aggiornamenti, vi ricordo ancora l'appuntamento con Palla al Centro, con lo sport e il calcio dilettantistico alle 21 del lunedì, alle 15 del martedì. E vi ringrazio dell'attenzione, buona serata a tutti voi.